Siamo appena arrivate ad un evento nel cuore di Milano, infatti siamo in Parco Sempione all'interno della Cascina Nascosta insieme all'associazione Puliamo la Terra. Buongiorno, buongiorno. Presentatevi, buongiorno. Presentatevi, chi siete? Allora, siamo un gruppo di volontari, di persone che nell'ultimo anno, nel corso di un annetto, ci siamo riuniti insieme e settimanalmente andiamo a pulire le campagne, i parchi, le zone anche cittadine dove viviamo, no? Zona San Donato, San Giuliano, arriviamo fino a Melegnano. Abbiamo fatto anche Milano qualche volta e niente, abbiamo approfittato di questa occasione, di questa fiera per allestire questa mostra che rappresenta appunto i rifiuti più singolari che abbiamo trovato nel corso delle nostre, di questo anno di vita durante le nostre pulizie. Quindi ci sembrava interessante testimoniare appunto che cosa c'è nelle nostre campagne, magari nascosto da terra e tra l'erba e tra la vegetazione, ecco. È il primo anno che partecipate alla Civil Week? Sì, è il primo anno e ci siamo interessati a questo evento grazie a una delle nostre volontarie. E niente, insieme al Master Fotografico abbiamo anche pensato di fare una specie di tavolata per recuperare le cose di riciclo e utilizzarle per giochi, costruire oggetti che poi i bambini dovrebbero utilizzare. Adesso vediamo l'afflusso delle persone e così. Mi avete detto che è il primo anno che partecipate, quindi perché secondo voi è importante far parte di un'iniziativa come questa? È importante proprio per dare visibilità di quello che è l'utilità di avere attenzione per la natura, per quello che ci circonda, perché la terra è nostra. E attraverso proprio anche vedere i lavori che si possono fare con materiale di riciclo si può dare una seconda vita degli oggetti che sono ancora utili. Okay. E la vostra associazione com'è nata quando avete iniziato a svolgere queste attività? Sposto di qua. Allora, io sono entrata a far parte dell'associazione ad aprile scorso, aprile 2021. L'associazione penso fosse nata da poco prima. Sono molto contenta di questo perché io già di mio, insieme anche al mio ragazzo e degli amici, ogni tanto anche i genitori che sono riuscita a coinvolgere, di cui sono molto contenta. Già facevo, io nella mia borsa non ho i trucchi ma ho i guanti per raccogliere rifiuti, sembra una cosa assurda però vi assicuro che è così, portafoglio e guanti. E durante la prima pulizia, che ricordo molto bene, pensavo fosse una cosa più semplice, invece ho trovato una lavatrice, quindi ho fatto una foto con la lavatrice proprio super vittoriosa. Lì ho capito che c'era da rimboccarsi le maniche perché c'era veramente veramente tanto da fare. Ogni tanto non nego che è un po' frustrante, un po' demotivante il fatto che dopo aver pulito un parco piuttosto che una campagna, un fosso, una strada, poi l'indomani o un po' di tempo dopo torni, non dico alla vecchia maniera, però ancora un po' sporco, però noi non ci arrendiamo, speriamo di divulgare il verbo sempre di più, che sempre più persone siano sensibilizzate a questo tema perché ce n'è veramente tanto bisogno, perché il mondo è di tutti. Quindi voi ovviamente il vostro obiettivo quindi è sensibilizzare il certo. più possibile, e immagino che la vostra associazione sia attiva non soltanto all'interno di iniziative come ad esempio la Civil Week, ma durante tutto l'anno, quindi spiegateci qual è il vostro programma. Passo di qua. Allora sì, diciamo che noi siamo nati proprio come gruppo spontaneo, questo nel febbraio-marzo dello scorso anno, per cui uno di noi ha pubblicato una pulizia che è stata fatta tra tre persone e da lì la cosa è diventata virale, per cui eravamo anche in periodo di lockdown, per cui ci siamo trovati veramente in tanti. Molti sono spariti, ma la maggior parte è rimasta, per cui adesso ci troviamo settimanalmente durante il weekend o anche durante la settimana con iniziative di plogging e di camminate con raccolta di rifiuti e
E adesso ultimamente siamo diventati anche associazione, per cui abbiamo fatto tutta, abbiamo messo in pratica, in moto, diciamo, tutta la procedura per diventare associazione vera e propria, riconosciuta, in modo da poter dialogare anche con i comuni, con le amministrazioni che ci hanno richiesto di essere formalmente, diciamo, riconosciuti. E quindi questo è quello che facciamo da un anno a questa parte. Siamo un bel gruppo, perché tra chi viene un giorno e chi viene il giorno dopo, siamo una trentina di persone fisse e più vari volontari che si aggiungono di volta in volta. Ok, vi va di mostrarci qualcosa della mostra? Prima mi parlavate che avete la mostra di oggetti strani, giusto? Che avete trovato? Sì. Ok, vi va? Prego. Okay. Ok, come potete vedere, veramente si trovano, vabbè, cioè queste sono le più inquietanti, diciamo così, perché stile, veramente stile. Però scarpe, radio, pezzi di macchina, cioè veramente dalle bottiglie, che invece sono le più semplici, tubature, calcolatrici. Di là televisori, di qua ce n'è una bellissima, l'aspirapolvere, questo, vabbè, una raccolta, cartelli stradali, il frigorifero, che era di là però forse, uno. Sì, queste sono ancora tubature, vetri non vi dico quanti, cioè sì, la raccolta bottiglie. Di bottiglie, specialmente di birra, sono veramente ovunque, sempre a bordo strada. Poi in ambienti sicuramente più dove si fa la movida, dove escono i ragazzi, non necessariamente. Li trovate ovunque, sì, anche soprattutto ai bordi strada, a volte anche sotto la terra, perché chissà da quanto tempo sono sotterrati, però a bordo strada purtroppo il lancio del rifiuto dal finestrino, i mozziconi non ve lo sto neanche a raccontare, ma bottiglie di plastica, bottiglie di vetro, i fazzoletti, non ve lo dico, tanto. Ma poi anche se a bordo strada, lanciandolo da una macchina, potrebbe essere anche pericoloso, certo, perché assolutamente sì. un ciclista o uno scooter, finalmente anche lanciando comunque il singolo mozzicone è molto pericoloso, certo. Se c'è una persona dietro, un ciclista o anche banalmente un'altra persona in macchina, con il vento gli entra dentro, sì. È comunque molto pericoloso, sì, assolutamente. Sì, diciamo che noi prevalentemente siamo fuori Milano, quindi stiamo parlando di strade magari provinciali o di campagna sostanzialmente, che sono appunto viene la parola, cioè sono aperte, non hanno... insomma, esatto, aperte, e a fianco hanno questi fossi che magari una volta erano pieni d'acqua, che servivano per l'agricoltura, adesso sono abbandonati a loro stessi e quindi sono diventate delle discariche a cielo aperto. È vero, ma per esempio sulla Paulese, noi appunto, e Paulese è bella grossa, e vi assicuro che anche lì la pulizia, cioè, è dovuta varie settimane prima di pulire un tratto di San Donato, che veramente era molto impegnativo. Camionisti, passaggio di varie persone, non sappiamo come e perché, però l'abitudine è proprio... certo che quando troviamo lavandini, lavatrici, ci rendiamo conto che lì non c'è solo un passaggio di macchina, c'è proprio voluto andare a buttare lì. Anche perché non, cioè, perché dovresti buttare un aspirapolvere o una lavatrice? Cioè, a questo punto, quando arrivi a metterlo in un campo, in un ambiente, arriva dove deve essere portato. A noi è capitato purtroppo molto spesso anche di trovare dei rifiuti nei pressi, cioè praticamente vicino a delle discariche. Lì la domanda sorge ancora più spontanea, dici perché? Noi una risposta ancora non ce la siamo data, a parte sottolineare la demenza dell'essere umano e la mancanza totale di sensibilità, di attenzione. Cioè, ripeto, questo mondo, come dicevo prima, è di tutti noi, dei nostri figli e di chi verrà dopo. Cerchiamo di lasciargli qualcosa di buono. La cosa curiosa che abbiamo trovato a Milano, in zona Città Studi, che abbiamo raccolto 8 kg di tappi di birra. Sì. Li abbiamo pesati, perché li abbiamo raccolti, e
8 kg di tappi, un tappo pesa 20 grammi, quindi, o 2 grammi, adesso non mi ricordo, sì. Comunque è un numero in un paio d'ore, perché ce n'erano ancora tanti, ci siamo messi lì con i legnetti a toglierli a mano a mano e sì. Un'altra cosa la fiera molto del bivacco. Brutta è che molti rifiuti sono proprio storici, sì, esatto, e addirittura c'è la natura che è cresciuta due settimane fa, avevo cercato di tirare fuori un bidone attorno al quale era cresciuto un albero. Certo, perché la natura comunque va avanti, fa il suo corso, e questa cosa è bellissima, anche quando capita spesso di vedere delle piantine che emergono dall'asfalto, che secondo me è una cosa fantastica. La natura ce la fa sempre, però bisogna comunque darle una mano ad aiutarla a respirare un po' di più, ecco. Uno degli esempi è questo qua, vedete che l'albero è cresciuto di fianco alla tubatura che era stata buttata sicuramente molto tempo prima. Per non dirvi l'albero di Natale, che è fantastico, cioè veramente magari non gli piacevano più gli addobbi. Tutto ce n'è per... Pneumatici, batterie della macchina, materiali edili tantissimi, cassaforti, water, esatto. Potete costruirci un monolocale, ci manca solo un monolocale stile Milano, esatto. Prima o poi troveremo anche qualche speriamo di no, qualche coro. Sì, penso che comunque sia anche educazione civica, sì, e anche responsabilità per queste cose. Ok, io vi ringrazio tantissimo. Grazie a voi. E noi ci vediamo al prossimo evento.